proposito di questa cosa qui, noi andremo in crociera con Costa e quindi vi mostro l'app Costa, appunto. Oggi ragazzi, con questa app vi farò vedere dove andremo quest'anno. Noi stiamo per arrivare qui a Roma Civitavecchia, poi andremo alla Spezia, poi a Genova, Marsiglia, Tarragona, Valencia, il giorno di navigazione e si tornerà a Roma Terme. iPhone XR ragazzi, i soldi proprio, i soldi, le schere. Sì, e lo volevo fare, ok? Sì, là dietro c'è la mia telecamera, lasciate perdere. Comunque ragazzi, siamo quasi arrivati. E niente, ci vediamo nelle clip. E poi, ciao. Buongiorno ragazzi, siamo in treno, sono le 8:20, siamo appena partiti, siamo partiti appunto da 20 minuti. Ragazzi, siamo in treno, dai, andatemi fastidio. Siamo in treno ragazzi, io ho le cuffie perché voglio ascoltare un po' di musica. Raga, non so se si sentirà molto, però speriamo. Comunque, spartisci. Chi vuole? Posso, va. Quello che invece per video. Ci vediamo appena arrivati. Ci vedremo tra molto. Fa la metà. Magari tutta una clip. Fa la metà. Te lo devi dire. La mia nuova canzone è un film d'azione. Sono tipo il pazzo ed è della stazione. Sveglierò ed alzano la mia generazione. Perché non sono un cazzone per un cazzo enorme. La mia vita è passione, sono il pastore di sta roba dei terre, prendo il bastone. Se non basto, io basto me. Sono la verità, tu sei solo un cantastorie. Ehi Nike, quante ne dici? Ma chi ti riferisci? Sei un figo, visto che i capelli lunghi e lisci. Me lo fai un audio per il mio amico che ti segue. Se glielo fai che canti, giuro che si fa due seghe. Sono alto, 1,64, 100 kg di flow nel tuo culo. Cerca, apro l'asso del retto. No che non canto, no che non sono nessuno. Dopo che ti fotto bene, ti collasso nel letto. Pagano le rime, pagano le mine, mi tagano, fanno le carine. Sai che voglio dire, metti monetine, prendi merendino. Ed ho le donne che non fanno le donne, ma tipe da canine. Le madonine piangono a un angolo, io mi strangolo da solo sanguino. Penso che questo sia un miracolo, è la fine. La mia bomba grappolo nel tuo abitacolo. Ti intacco, ti spacco, ti spapolo, vedi con gli occhi della tigre. 3D baby. E poi mi sento strano, non ero preparato, sì sono un carro armato, sì sul tuo cazzo di prato, prendo quello che meritiamo, ora che rispondono non li chiamo. E fanno oh no, oh no. Noi non siamo come loro. Lo so. Vivere un salto nel bosco. Siamo qui sul treno, qui molto, la presentazione è molto velocissima, molto rapida. Acqua o immondizia? 4 prese, 4 prese al 4 anno, un tavolino che da molto piccolo diventa abbastanza. Ragazzi, io sono stato tutto il tempo con le cuffie grandi perché le AirPods non so perché non funzionavano, però con queste la regia me le dà, la regia me le dà. Ragazzi, giorni faremo quel video che mi comandano e tutto. E ragazzi, appunto, visto che siamo arrivati quasi ai 130 iscritti, in questa settimana farò questo, qui sarà il primo vlog appunto nel viaggio, appunto. Poi domani faremo il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo vlog. Quindi ragazzi, non perdetevi niente sul canale, uscirà ogni giorno un video, però penso che uscirà il pomeriggio quando scenderemo dalla nave, a meno che non ci danno il wifi, può essere, non lo so. Quindi ragazzi, ci vediamo, ah, a proposito, sono le 10:30, quindi ci vediamo nella prossima clip, va. Siamo qui perché non riusciamo a fare nulla, sono scomodissimi, proprio sono scomodi, scomodi, scomodi. Allora, 3 ore in viaggio, mancano ancora 3 ore e mezza. Qui, Giorgia Acquaviva 07, il nome di Giorgia. E ora dalla mia bocca uscirà il mio. Il treno a Eboli. Si fermerà su un binario con marciapiedi di lunghezza ridotta. Invitiamo i viaggiatori a scendere solo dalle prime 4 vetture, numerate dalla 2 alla 5, situate in testa al treno. Grazie della collaborazione. Perfetto. Hanno detto che dovevamo scendere. Eboli. Perfetto ragazzi, ci siamo arrivati qui. E ora siamo arrivati a Napoli. Ragazzi, sono le 12:20, stiamo per fare la sosta di più o meno una mezz'oretta. Poi ripartiremo alle 2:34, dobbiamo stare lì con Ivan e poi dobbiamo salire a vedere un bordello. Vabbè, ragazzi, ci vediamo. Non possiamo scendere, vabbè, ci vediamo quando arriviamo sulla nave, va. Ragazzi, siamo qui nel tunnel lunghissimo di Costa Crociere. Ragazzi, sto parlando così perché è mezzanotte e un quarto.
Ma fotte cieca. Ok, andiamo. Possiamo andare. Perfetto ragazzi, siamo arrivati ad ascensore. Ragazzi, Oda, vi dovevo... Fatta sì! E ora vi dovevo dire una cosa. Che mi sono... Aspetta, me la dico in ascensore. Perfetto ragazzi, siamo qui ragazzi perché vi volevo dire delle cose. Buongiorno. Allora, a parte che mi sono strappato la spalla e mi fa un male cane. Cazzo, ti giuro. E poi ragazzi, prima abbiamo fatto una figura di merda perché siamo andati in una discoteca privata a cui ci avevano invitato, ma faceva cacare, non c'era nessuno. E quindi ci siamo andati. Perfetto. Siamo andati all'ultimo piano, così posso parlare nel normale, tanto non c'è nessuno al piano 15. Ora passano tutti. E ragazzi, vi volevo dire che non ho registrato tutto il resto del tempo, infatti è mezzanotte e quarta. Sono le 00:16. Perché ragazzi, purtroppo non è molto facile mentre stiamo tutti insieme, mentre balliamo, mentre andiamo in piscina, mentre giochiamo, mentre scendiamo, riprendere tutto. Farò qualche clip magari domani mentre scendiamo, ma questo Daily Vlog numero 1 appunto finirà qua. Perché ovviamente è finito il giorno, cioè ora noi ci andiamo a fare un altro giretto, ma basta, ma ci vediamo domani. To be continued.